La settimana scorsa sono stato contattato per un'apparente opportunità lavorativa, per iniziare la quale avrei dovuto firmare un contratto. Ma mi sono reso conto di cosa stesse realmente accadendo appena in tempo. Il file che avrei dovuto firmare conteneva un malware che avrebbe permesso al criminale di ottenere pieno controllo del mio PC, accesso a tutti i file, alla mail e agli account web. In questo video racconto la mia storia, nella speranza che possa essere utile ad altri e prevenire raggiri simili. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. La nostra storia inizia lo scorso 10 maggio, quando una persona che chiameremo Vlad mi contatta via email. Si qualifica come rappresentante di Gods Unchained. Vlad vorrebbe che io provassi l'imminente prossimo aggiornamento del gioco in anteprima e realizzassi un video al riguardo per questo canale YouTube. Si tratterebbe di un video sponsorizzato, per il quale sarei pagato. Noto immediatamente un particolare che mi rende un po' dubbioso. Vlad utilizza un indirizzo email fornito da Gmail, @gmail.com, e non logato al dominio di Gods Unchained, che sostiene di rappresentare. Il reale motivo è presto detto. Creare un account email su Gmail è gratuito e richiede pochi clic, mentre ottenere una casella con il dominio di un'azienda è estremamente difficile perché non vi sia effettivamente impiegato. È necessario raggirare l'amministratore di sistema, oppure, in caso estremo, craccare il server email. In entrambi i casi, comunque, si tratta di soluzioni molto difficili da implementare. In realtà, il fatto che la richiesta arrivi da un indirizzo Gmail e non dal dominio dell'azienda è solo un campanello di attenzione, ma non un vero e proprio segnale d'allarme. Molte aziende, infatti, si avvalgono di collaboratori esterni, ai quali non viene assegnato un indirizzo email legato al dominio dell'azienda per motivi di rapidità, riduzione dei costi e anche per prendere le distanze in caso il collaboratore esterno lavorasse male. Ciao, scusa per l'interruzione, se il video ti piace ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere, per me è sempre davvero estremamente importante, quindi grazie, grazie davvero se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso, iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco, mi raccomando non dimenticare la campanella. Torniamo al video! Ad ogni modo, sto personalmente giocando a Gods Unchained già da prima di ricevere il contatto da Vlad, sia per diletto sia per provare con mano le dinamiche dei giochi su blockchain ed eventualmente realizzare un video per questo canale. L'occasione di farlo con una sponsorizzazione è quindi estremamente interessante. Rispondo quindi a Vlad con una quantificazione economica e concedo preventivamente uno sconto, proprio in virtù del fatto che stavo già valutando di preparare un video su Gods Unchained da pubblicare su questo canale. Nel frattempo, Vlad mi spiega che l'azienda ha indetto una competizione fra 100 canali YouTube, dei quali ne verranno selezionati solo 5. Le regole del concorso non sono proprio chiare, ma intuisco che verranno scelti i canali che richiedono il compenso minore e hanno il maggior traffico. Dal punto di vista del loro business ci sta, ma rimango perplesso relativamente al fatto che la cosa venga inquadrata come un concorso. A posteriori ho capito che Vlad abbia tentato di utilizzare una leva psicologica per creare un clima di aspettativa da parte mia. Essendo poi stato scelto come vincitore, sarei stato ulteriormente incentivato a procedere. D'altro canto, chi si lascerebbe scappare l'opportunità di essere pagato dopo aver addirittura vinto una competizione? E infatti, qualche giorno dopo, Vlad mi comunica che ho vinto il concorso e sono arrivato quarto su 5 posti disponibili. Wow, per un soffio. È curioso notare il lungo tempo di attesa. Generalmente i truffatori cercano di chiudere il più velocemente possibile per non farsi scappare il pollo che hanno agganciato, mentre qui l'aggressore ha lasciato trascorrere 4 giorni, di modo da simulare i tempi tecnici per svolgere le lavorazioni e le valutazioni interne legate al concorso. Ben fatto, non c'è che dire. Contestualmente, Vlad mi comunica che il budget allocato per la mia sponsorizzazione è di $2000. La cosa non ha nessun senso, dato che $2000 sono molti, ma molti di più rispetto a quanto non avessi chiesto per realizzare il video sponsorizzato. Questo è un campanello d'allarme fortissimo. In oltre 25 anni in cui lavoro, nessuno ha mai voluto pagarmi di più. Anzi, le circostanze in cui non ci siano state contrattazioni per cercare di abbassare il prezzo della mia prestazione si contano davvero sulla dita di una mano. Mettendo in fila tutto quello che non mi quadra, sono già ragionevolmente sicuro che si tratti di un qualche tipo di truffa, ma decido comunque di contattare l'azienda che sviluppa Gods Unchained per chiedere chiarimenti.
non si sa mai, potrei aver interpretato male. Ebbene, al momento in cui registro questo video sono passate oltre 2 settimane e nessuno mi ha ancora fatto sapere niente. Finalmente però Vlad arriva al dunque. Sostiene che per iniziare la collaborazione devo firmare un contratto che ha caricato su Google Drive sotto forma di file zip e che richiede una password per essere aperto. Di nuovo, questa cosa non ha alcun senso. Un reale contratto viene generalmente allegato direttamente all'email e si tratta di un file Word oppure un PDF. Creare uno zip, e per di più uno zip protetto da password, è una scomodità in più che non serve a nulla in questo contesto. Ma veicolare un malware funzionante all'interno di un documento Word o PDF è piuttosto difficile e l'unico modo di farlo scattare automaticamente è che la vittima apra il documento con un programma vulnerabile e non aggiornato. No, il modo migliore è inviare direttamente il malware sotto forma di programma eseguibile. Ma Vlad sa bene che, in caso provasse semplicemente ad inviarmi un .exe contenente malware, il mio server mail lo bloccherebbe automaticamente, anche in caso fosse zippato. Ecco dunque spiegato il perché mi ha inviato uno zip protetto da password. La necessità di inserire la password rende impossibile per il server mail scansionare il contenuto e rilevare il malware. Proprio per questo motivo è sempre importantissimo mantenere alto il livello di diffidenza ogni volta che si riceve uno zip protetto da password via email. A meno di poche, puntuali eccezioni, si tratta infatti di un tentativo di truffa che segue esattamente la meccanica appena descritta. Decido comunque di dare un'occhiata al file che mi ha inviato Vlad. Il file zip stesso ha il nome sbagliato. Si chiama infatti Steppen NFT Business Contract, chiaro riferimento ad un altro progetto criptovalutario, Steppen, che nulla ha a che vedere con Gods Unchained. Evidentemente, Vlad sta inviando la stessa truffa a molteplici destinatari, spacciandosi come rappresentanti di progetti criptovalutari differenti. Nel mio caso, ha dimenticato di rinominare il file in maniera opportuna. All'interno dello zip si trova il file Steppen NFT Business Contract YouTube Promotion Microsoft Word PC Format.doc.scr. Innanzitutto, la dicitura PC Format nel nome del file serve ad indurre la vittima ad aprire il file su un comune PC Windows. Il programma, infatti, è un eseguibile per Windows ed è incompatibile con Mac, Linux, Android o iOS. D'altro canto, non serve un esperto di informatica per capire che un comune documento Word sarebbe compatibile con qualsiasi piattaforma, vero? Ancora, il file utilizza il vecchio trucco della doppia estensione, in questo caso .docx.scr. Come sappiamo, Windows nasconde l'estensione reale, scr, facendo così credere all'utente che si tratti di un comune docx. La vera estensione, .scr, è meno comune rispetto ai classici .exe, ma identifica comunque un programma eseguibile. Nello specifico è il formato utilizzato per generare gli screensaver per Windows, una tecnologia ormai obsoleta ma che rimane comunque presente persino oggi anche nell'ultimissima generazione di Windows. Un altro aspetto molto curioso, il file .zip occupa meno di 500 KB, ma una volta estratto, il finto documento Word, che in realtà è il malware, diventa 315 MB. Com'è possibile? Ebbene, il file all'interno dello zip è stato artificiosamente gonfiato, probabilmente aggiungendo una serie di zeri oppure caratteri nulli che vengono ignorati dal processore, ma che comunque hanno un peso. I formati di compressione sono estremamente efficienti nel gestire questo scenario e abbattono quindi drasticamente le dimensioni. Relativamente al perché il truffatore abbia svolto questa manovra, mi viene in mente un solo motivo: rendere più difficile l'analisi e il caricamento sui servizi web di analisi, che generalmente accettano invii di file con una dimensione massima fino a 50 oppure 100 MB. Decido comunque di tentare l'analisi del file con un servizio online come VirusTotal, un servizio gratuito che scansiona i file che vengono caricati con molteplici antivirus. Come previsto però, il servizio non accetta il caricamento di un file così grosso e inviare lo zip protetto da password non consentirebbe ai motori antivirus di scansionare il contenuto. E allora cosa si fa? Ebbene, basta estrarre il malware dallo zip originale e ricomprimerlo creando un nuovo archivio .zip senza alcune password. I siti di scansione come VirusTotal sono infatti abbastanza intelligenti da estrarre il contenuto degli zip non protetti prima di scansionarli. E infatti proprio questo accade. VirusTotal riesce ad estrarre il contenuto dallo zip e lo scansiona con tutti gli antivirus. Il risultato però è meno efficace di quello che sperassi. L'antivirus di Microsoft, ad esempio, cioè lo stesso Windows Defender integrato in Windows, non rileva minimamente il file come malware. Lo stesso dicasi per altri ottimi antivirus, come ad esempio Malwarebytes Anti-Malware e molti altri nomi blasonati.
Fortunatamente però altri antivirus come AVG, Fortinet, Kaspersky, Rising, Avast, Bitdefender e molti altri riconoscono e classificano correttamente il malware come Trojan, ovvero un particolare tipo di malware che avrebbe consentito, una volta eseguito sul mio PC, di prendere il pieno controllo. Siamo così giunti alla fine del nostro racconto. Prima di concludere però, permettimi un paio di considerazioni. La maggior parte delle truffe online sono palesi e facili da evitare. Altre hanno un livello di sofisticatezza maggiore, ma basta comunque un po' di esperienza per riconoscerle. Ma è bene non dimenticare che esistono anche attacchi personalizzati, come quello che ho raccontato in questa storia, dotati di un potenziale di riuscita veramente altissimo, ma che sono meno utilizzati dai criminali proprio per il grosso sforzo in termini di lavoro e i lunghi tempi di attesa necessari per rendere credibile la narrativa. Come rilevato, l'antivirus non sempre protegge adeguatamente ed è dunque fondamentale mantenere sempre alto il livello di attenzione.